Assessore Luigi Genesio Icardi, la soddisfazione perché il Piemonte accoglierà alla grandissima questo Giro d'Italia, non solo per la Novara Fossano. Ma certo, abbiamo lavorato tanto in giunta per raggiungere questi risultati. Tra l'altro nel recente incontro di Cannes è venuto fuori che la regione Piemonte è tra le 5 più attrattive d'Europa. Ma questo si ottiene lavorando tanto, creando una serie di eventi, creando delle occasioni per il territorio. Questa, il Tour de France, tutto quello che riusciamo a organizzare certamente va a favore del nostro territorio, e noi, parte sanità, certamente saremo pronti nella speranza di non dover lavorare, di non dover utilizzare il servizio sanitario durante questi eventi. Cosa si aspetta l'assessore dalla tappa Novara Fossano, ma soprattutto dal fatto che il Giro ritorna in provincia di Cuneo? Beh, 30 anni che non c'è più un arrivo a Fossano, 10 anni dall'ultima partenza qui, e un percorso difficile da articolare, perché abbiamo cercato di coprire il maggior numero possibile di comuni, il maggior numero possibile di aree, proprio per dare a tutti la possibilità di visibilità, di occasioni anche di commercio, di occasioni di lavoro e occasioni di vedere uno sport gratuito per tutti.